Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Maria Grazia Cucinotta ha rivelato un segreto sorprendente sul suo passato. In un'intervista al Corriere, l'attrice ha parlato del suo primo provino con l'indimenticabile Massimo Troisi e degli attacchi di panico che ha dovuto affrontare a causa della dislessia. Durante gli anni del liceo, la Cucinotta ha vissuto un periodo difficile in cui le persone pensavano che si drogasse a causa del suo disturbo. La dislessia ha scatenato attacchi di panico durante le interrogazioni, portando la giovane Maria Grazia a essere emarginata e fraintesa. Nonostante le difficoltà, l'attrice ha continuato a lottare contro il disturbo, che ancora oggi l'affligge. Recitare in un film è più semplice perché le scene possono essere ripetute, ma a teatro la situazione diventa più complicata. Ricordando il provino con Massimo Troisi, la Cucinotta ha rivelato che è stata Natalie Caldonazzo a farle ottenere l'opportunità. Nonostante l'ansia e la mancanza di preparazione a causa della dislessia, il provino è andato bene e Maria Grazia ha ottenuto il ruolo di Beatrice nel Postino, diventando una star internazionale. Sul rapporto con Caldonazzo, l'attrice ha preferito non entrare nei dettagli, limitandosi a ringraziarla per l'opportunità. La Cucinotta ha affrontato le sue paure e le sue difficoltà, trasformandosi in successo e affermandosi che avrei più da teatri più apprezzati.